L'impresa successiva a quelle narrate dalle epigrafi della cattedrale è la spedizione del 1087 contro Almadia, nell'attuale Tunisia, che vide la flotta pisana e genovese trionfare il 6 agosto, giorno dedicato a San Sisto, da quella data assunto a protettore delle vittorie di Pisa. In questo caso è l'intera chiesa ad essere monumento all'impresa e una sorta di racconto per oggetti dell'intenso e complesso rapporto tra Pisa e il mondo islamico nel Medioevo. Partiamo dalla facciata, dove possiamo notare, nel profilo della forma a capanna, una serie di bacini ceramici usati come ornamenti. Si tratta di una pratica che si riscontra in altre chiese medievali dell'epoca, ma in particolare nelle città che, come Pisa, avevano una forte propensione a commerci mediterranei. Le chiese romaniche di Pisa sono infatti ricche di questi bacini ceramici che venivano collocati in alto, nella parte esterna della facciata e delle pareti laterali, come tanti gioielli sull'estremità di una corona. Effettivamente, avevano proprio la funzione di risplendere come gioielli, riflettendo la luce del sole che cadeva sulle superfici interne dei bacini. Proprio per questo motivo vennero scelti per la decorazione piatti di provenienza islamica, estremamente preziosi perché di fattura raffinata e decorati con colori e smalti particolarmente riflettenti. Oggi gli originali di questi bacini sono conservati nel Museo Nazionale di San Matteo e sulla facciata della chiesa possiamo solo osservarne delle copie. Sono oggetti che raccontano i rapporti tra Pisa e il Nord Africa nell'undicesimo secolo, in maniera un po' diversa dai toni che si rilevano nelle epigrafi del Duomo. Non solo odio, guerra, rappresaglia e rapina caratterizzavano i contatti tra i due mondi. Almadia, nel secolo undicesimo, era sotto il dominio degli Ziridi, una dinastia berbera legata al califfato fatimide dell'Egitto, ed era, insieme al suo sobborgo Zavila, uno dei punti chiave del commercio mediterraneo, dotato di mura, magazzini e depositi di merci. Era molto frequentata anche da mercanti cristiani, certamente amalfitani, ma anche pisani, visto che una lettera del 1063 dice che vi si usava normalmente per gli scambi anche il denaro di Pisa. Furono proprio questi scambi, che in buona parte dobbiamo presumere pacifici, a portare a Pisa grandi quantità di merci dal Nord Africa e tra queste anche i bacini ceramici che andarono ad ornare la chiesa di San Sisto e le altre chiese cittadine, oltre che le mense delle famiglie più benestanti. Tuttavia, Almadia era anche un centro attivissimo di pirateria. Il pericolo costante rappresentato dai pirati saraceni e un insieme di circostanze politiche interne spinse Pisa, nel 1087, ad allestire una flotta congiunta, pisana, genovese e amalfitana, col compito di recuperare i prigionieri cristiani presenti nel dominio degli Ziridi e ridurre alla mansuetudine il loro re Tamim ibn al-Mu'izz. Costui, secondo quanto ci riporta il poema coevo Carmen in Victoriam Pisanorum, con i suoi saraceni devastava la Gallia, prendeva prigioniere tutte le genti di Spagna e turbava tutte le coste d'Italia, facendo scorrerie fino all'impero d'Oriente e Alessandria. Non vi è luogo al mondo né isola del mare che l'orrenda perfidia di Timino non turbasse. Rodi, Cipro, Creta e Sardegna, e con loro la nobile Sicilia. La spedizione punitiva si svolse nell'estate del 1087, ma la sua preparazione dovette occupare alcuni anni, dato che la flotta complessiva contava dalle 300 alle 400 navi. L'obiettivo era allo stesso tempo politico ed economico. I cristiani vittoriosi chiesero infatti al sovrano Ziride non solo la liberazione dei prigionieri, la promessa di cessare ogni attività corsara e l'impegno di versare tributi a Roma, ma anche la franchigia dai diritti doganali per pisani e genovesi e il pagamento di una pesante indennità. Parte del bottino venne usato proprio per costruire la chiesa di San Sisto, il santo del giorno della vittoria.
e parte per continuare la fabbrica del Duomo. Tale impresa ebbe un fortissimo impatto sui contemporanei perché proiettò nell'immaginario collettivo cristiano e islamico l'idea che Pisa e Genova fossero, se unite, imbattibili sul mare e quindi rappresentassero la coalizione vincente per ogni impresa mediterranea che si volesse intraprendere. L'impresa contro Almadia e la Chiesa stessa ci raccontano tuttavia anche un'altra storia. La città nel 1087 non aveva ancora un comune dei consoli, ma possedeva certamente la forza per organizzarsi e finanziare un'impresa militare di enorme portata. Forse anche per questo motivo San Sisto non divenne solo il monumento a una grande vittoria militare, ma anche la chiesa cittadina per eccellenza. Per costruirla fu scelto infatti un luogo posto nel cuore della città, probabilmente vicino ad un'antica sede del potere del Marchese. La chiesa ospitò fin dall'inizio importanti riunioni civiche, vi furono redatti atti pubblici solenni e venne sottoposta al gius patronato dei reggitori del comune. Insomma, nacque come chiesa civica, che la città intera riconosceva come edificio simbolico per l'esercizio del potere comunale. Probabilmente, proprio per questo forte legame con le glorie della città e il comune, si decise di porre al suo interno un'altra importante spoglia di guerra, un'epigrafe araba trafugata dalle Baleari nel 1115. In nome di Dio, il misericordioso, uomini, ciò che Dio promette è vero, che la vita mondana non vi inganni, che l'ingannatore non vi inganni su Dio. È morto l'emiro Abu Nasr. Dio faccia brillare il suo volto su di Muhammad. Questi i versi iniziali della bella epigrafe funeraria in caratteri cufici, giunta purtroppo mutila. Grazie alla trascrizione e agli studi di José Barral, sappiamo era in onore dell'emiro al-Murtada, morto sabato 7 gennaio 1094. Dato che l'impresa pisana contro le Baleari si svolse tra il 1113 e il 1115, l'emiro non venne quindi ucciso dai pisani, ma la lapide fu trafugata come bottino di guerra all'indomani della vittoria ed esposta pubblicamente, come succedeva allora, sopra, accanto o dentro gli edifici pubblici. Esempio splendido di questa pratica è anche il grifone, che fino al 1828 si trovava all'esterno della cattedrale su un capitello al culmine del timpano dell'abside, oggi conservato nel Museo dell'Opera del Duomo. È una delle opere bronzee più importanti della produzione islamica tra il X e il XII secolo, inciso lungo i fianchi e sul petto con invocazioni religiose e decorazioni raffinate. Anche se non ci è dato di sapere quando e in che occasione il grifone venne in possesso dei pisani, sappiamo infatti solo che è un oggetto di fattura ispano-araba del pieno XI secolo. Molti studiosi ritengono che sia, come l'epigrafe di San Sisto, frutto della battaglia delle Baleari. La storia dell'emiro al-Murtada e della sua bella epigrafe si lega a un'altra vicenda umana, recentemente riscoperta e incisa anch'essa con lettere di marmo sulla facciata del Duomo, quella della sfortunata regina di Maiorca. Mi generò prole regale, Pisa mi rapì. Io, con il figlio, fui preda di guerra, ebbi il regno di Maiorca. Ora giaccio, chiusa, nella pietra che vedi, avendo raggiunto la mia fine. Chiunque tu sia, dunque, ricorda la tua condizione e prega Dio per me, con animo devoto. Dall'iscrizione sappiamo quindi che una regina di Maiorca fu, insieme all'epigrafe araba, probabilmente al grifone e a chissà quanti altri ricchi oggetti, presa prigioniera dai pisani. Il soggiorno in terra cristiana la fece convertire al punto che, alla sua morte, venne sepolta addirittura nella cattedrale. Grazie agli studi di Giuseppe Scalia, sappiamo che molto probabilmente questa regina era proprio una nipote di al-Murtada,
l'emiro dell'epigrafe araba e moglie di un altro re delle Baleari, Abu Rabi, noto anche come re Burrabe, ultimo sovrano indipendente dell'arcipelago. Certamente, per Pisa avere come ospite o come ostaggio un personaggio così autorevole e riuscire ad ottenere anche la sua conversione rappresentò un successo non indifferente da mostrare alle autorità universali dell'epoca, Papa e Imperatore. Non sappiamo chiaramente quale era la vera condizione di questa donna. Fu ospite o ostaggio? Fu onorata o umiliata? L'epitaffio, oggi posto sulla facciata del Duomo come tutte le epigrafi, non narra la storia, ma solo la versione ufficiale della storia della città, così come la vedevano i pisani dell'epoca.